deciso di andare a sverniciare anche il parafango posteriore, perché almeno prende lo stesso colore dei fianchetti e del serbatoio. Quindi nulla, mettiamoci subito all'opera, ferri in mano e si comincia. Prima cosa la sella. Uno splendido sottosella, oh. Ovviamente l'Harley ha le Torx, ma beh, non ha le Torx, quindi cacciavite. Parafango, e adesso inizia il bello. Mamma mia, che bella che sarebbe così. A parte gli scherzi. Adesso preparo tutto e vi faccio vedere la procedura per poter sverniciare il parafango. Ok, ci siamo. Allora, pennello marcio, sverniciatore, guanti perché brucia che non avete un'idea. E nulla, si comincia a spennellare e via. L'ideale sarebbe avere anche una mascherina, però le cose ideali a noi non ci piacciono. Ok. Sverniciatore messo, ora aspettiamo qualche minuto che inizi a fare effetto e nel frattempo ci fumiamo una sigaretta e a dopo. Allora raga, come previsto inizia a fare il suo effetto lo sverniciatore. Vedete qua la pittura come salta. Adesso ancora un paio di minuti. Poi vado a rimuovere tutta quella pittura lì e se è il caso do un'altra mano di sverniciatore, comunque vi faccio vedere tutto. Tra l'altro, visto che non avevo le Torx, vado a sostituirle con un semplice bullone da 13, così almeno non ho più lo sbattimento di dovermi portare 18.000 chiavi in giro. Basta una chiave da 13 e si smonta tutto il posteriore della moto. Come potete vedere, questo parafango è stato verniciato un sacco di volte, quindi una mano sola di sverniciatore non è bastata. Adesso lo metto qua, ce ne diamo un'altra bella grassa. Diciamo che i fianchetti sono stati molto più semplici da fare, eh.
Allora, aggiornamento. Lavoro più lungo del previsto perché in questo parafango c'erano tanti di quelle mali di fondo. Allora, come potete vedere ora, il risultato per ora è questo. Tutte queste parti qua che vedete bianche, è tutto fondo, che quindi ci vuole un po' più di lavoro, comunque ormai dovremmo esserci. Raga, ci siamo. Allora, l'ho sverniciato quasi completamente, come potete vedere qua. Allora, adesso ho dato l'ultima mano di sverniciatore in modo da togliere le ultime piccole parti e dopodiché ci do una bella pulita e si rinizia a montare tutto. Tanto mi bruciano le mani che non avete un'idea. È stato, diciamo, sistemato, quindi era stuccato, c'aveva il fondo, c'aveva un sacco di cose che mi hanno un po' fatto girare le palle. Comunque nulla, dopo un po' siamo riusciti e adesso ormai ci siamo, manca veramente poco. E ci vediamo durante il montaggio. Ecco il risultato. Allora, adesso andiamo a montarlo e vediamo come rimane con la moto e tutto quanto. Via! Voilà. Raga, allora, come avete potuto vedere, quello lì è il risultato finale.
Adesso ovviamente bisogna aspettare un pochino che la ruggine inizi a farsi tutti i suoi lavori, però sono soddisfatto del lavoro che è venuto fuori. Ora, come vi dicevo, basta usarla un po', prendere un po' d'aria, farci qualche giro e diventa tutta uniforme. Per voi sono passati, penso, una decina di minuti, per me è passato tutto il pomeriggio, quindi vado a casa, mi faccio una bella doccia e nulla. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.